Quindi è un problema se ho bevuto un bicchiere di birra? No! Per favore, sii buono! Era poco poco, ti prego, ti prego! YouTube, sono Indie, benvenuti in questo nuovo fantastico video. Benvenuti di nuovo sulle interviste. Sono tornato e beh, è bello tornare con questo format. Allora, oggi sono con una persona fantastica che ha collaborato con me in vari video e in varie occasioni io ho collaborato in alcuni suoi video. Dovete andare. E ecco voi, Alexis. Ciao ragazzi! Sì, Allora, chiederemo un pochettino alla nostra cara Alexis alcune domande un po' piccanti sul suo canale e vedremo che cosa risponderà. Vedremo un pochettino la sua storia, la sua lore e capiremo un pochettino che cosa si porterà di nuovo. Quindi, all'inizio prima ti facevi chiamare AK Player. Perché? E perché ora ti fai chiamare Alma Alexis? allora, avevamo creato il canale YouTube, io e il mio ragazzo. E AK Player praticamente è l'acronimo di Alexis. E K invece è Kane, poi Players, quindi AK Players. E come mai ora Alexis? E Alma Alexis? Perché io volevo portare dei contenuti più family friendly. Mentre invece lui dice, il ragazzo mio diceva che non gli piaceva perché voleva sentirsi libero di dire parolacce, però come tutti quanti sappiamo, se dici parolacce, YouTube non ti monetizza. Adesso posso sembrare tipo, che ne so, un interessato a soldi, però diciamo che se una cosa ti piace e ti porta anche un guadagno, non è una cosa così tanto cattiva, ragazzi, cioè, seriamente parlando. Quindi volevo un po', diciamo, adattare il canale più che altro proprio alle politiche di YouTube. E a lui non andava bene, quindi io ho detto, va bene, non è così, allora creati un canale tuo dove tu dici le tue cose, fai il canale di testa tua, io voglio adattarmi alle politiche. Beh, quello è vero, quello è vero. Perché il significato di Alma Alexis? Io sono una fan, oltre di Tomb Raider, anche di Elder Scrolls, di Bioshock e di tanti altri videogiochi. So tante cose, tipo ad esempio di Elder Scrolls. So praticamente, non dico tutta la lore, ma un 60% la so. E Alma Alexis, praticamente, quando io giocavo a Elder Scrolls online, il mio nome giustamente è Alexis. E c'è la dea dei Dahnmer, degli Elfi Oscuri, che si chiama Alma Alexia. Una dei gildani di Elder Scrolls, nella gilda dove stavo quando giocavo a Elder Scrolls online, mi ha chiamato Alma Alexis. E questa Alma Alexia è pure rossa come me. E quindi ho fatto, oh mio Dio, ma è tutto collegato. E ho detto no, cioè questo è proprio nel mio destino che io dovessi proprio amare Elder Scrolls e quindi ho fatto ok e basta, scelgo Alma Alexis. E hai deciso allora di farti chiamare Alma Lei. Come hai iniziato questa avventura su YouTube? È iniziata nel 2015 tramite un canale di un mio amico, vecchio amico. Aveva aperto lui un canale, mi aveva detto, ah, io voglio aprire il canale YouTube, voglio portare gameplay. Soprattutto entrambi eravamo appassionati di Tomb Raider. E quindi, diciamo, abbiamo fatto, mi sembra, dei gameplay anche su Tomb Raider, adesso non me lo ricordo. Però, diciamo, il suo canale è più incentrato su Tomb Raider, proprio in generale. Poi ha iniziato a portare Minecraft e io ho iniziato praticamente sul suo canale a fare dei video da sola. Fanno schifo, sono cringe che non vi dico. E niente, praticamente ho iniziato così sul canale suo. Adesso però i video non ci sono più perché ha cancellato tutto quanto. Perché poi lui, col fatto che comunque ha trovato un lavoro, non aveva più tempo per stare appresso al canale. Adesso l'ha riaperto il canale, che bello, così almeno come tanto tempo fa. E niente, ho iniziato così io, proprio con YouTube. Vabbè, dai, una bella cosa. Soprattutto iniziare in questi Molto modi un po' strani, cringy, come dici te. bello. Sì, ma meno male che sono stati cancellati i video, mamma mia. Prima o poi riaffioreranno, prima o poi riaffioreranno, prima o poi riaffioreranno. No, ti prego, no, per favore. Sei arrivata a 4.000 e passa iscritti. Cosa ne pensi di questo traguardo?
che disiscrivetevi. No, scherzo. Diciamo un pochetto tanto è stato l'aiuto anche di Gabby, l'aiuto con Gabby. Penso che comunque se le persone mi guardano, cioè diciamo gli iscritti rapportati alle views sono abbastanza buoni, quindi significa che le persone non si sono iscritte soltanto perché sono amica di uno youtuber famoso, ma anche perché comunque interesso proprio come youtuber, tenuti scemi che porto, perché ancora so cringe per me i contenuti che porto, eh. Spero man mano a mano di migliorare su alcune cose, diciamo sono ancora una cucciolina. Su YouTube sono una cucciolina. Che reazione hai avuto la prima volta che hai visto dei fan? I primi fan arrivare? Molto, molto, molto felice. E poi i fan proprio mi parlavano: oh mio Dio, ma tu sei Alexis? Io facevo: sì, sono Alexis, ciao. Ma, oh mio Dio, ma sto parlando con una youtuber famosa. E io facevo: no, ti prego, calmati, ti prego. Io non sono abituata a tutto questo. Sono una persona come te, per favore. Non mi definire una persona famosa, perché non mi sento famosa. Non sono importante, cavolo. Vabbè, 4.000 persone comunque è una cittadina, diciamo. Invece la tua reazione con gli hater? Con persone che insultavano? Menefreghismo totale. Sono persone che non mi conoscono, persone che commentano tanto il mio lavoro. Io stessa dico che il lavoro potrebbe essere migliorato, e le persone che vengono, diciamo, si può pensare che possono buttare benzina sul fuoco, in realtà so quello che devo fare. E se sono critiche costruttive ci sta. Ma ad esempio mi sono arrivati dei commenti dove la gente mi mandava a quel paese così a caso. Vabbè, i soliti commenti poi di odio, ste cose qua, ma io proprio me ne frega niente. Pure i non mi piace che vengono messi, di cavoli. Piccola domanda strana, qual è stato il video che ha avuto più views? Allora, il video che ha più views mi sembra che è quello brutto che avevo fatto, il gioco di Gabby, che mi aveva regalato Gabby. Ma per me fa parecchie views soltanto perché c'è il nome Gabby. Ma il video che mi ha veramente sconvolto con le views è stato quello segnalazioni divertenti dal server Discord. Quello mi ha sconvolto perché non me l'aspettavo. Era un video pure fatto stupido, fatto alla veloce, diciamo. Quindi ho fatto: ma perché c'ho tutto sto cavolo di teste views, boh. Cosa ti aspetti in futuro dal tuo canale? Allora, diventare famosa, io non ho alcun interesse di diventare famosa, perché non voglio essere un VIP, non voglio essere nessuno di importante, non ho bisogno di sentirmi apprezzata da altre persone, perché lì la fa piacere, però non è proprio quel bisogno maniacale, oddio, per favore ditemi che sono brava. No, non così, no. Cioè, sono importante, ditemelo. No. Però quello che vorrei fare col mio canale, fare qualcosa che mi piace, che e poi piace alle persone, ed essere retribuita. Non vedo nulla di male io nel pensare a una cosa del genere. Adesso tutti qualche a dire Money Grabber. Il mio sogno è quello di scrivere un libro. Però ho una difficoltà, c'ho sempre il blocco dello scrittore. Non so mai come iniziare, non so mai che cavolo fare. Però io so, cioè mo non voglio vantarmene, però sono capace ad editare. Magari su qualche video, non tutti i video si vede che comunque mi metto ad editare, perché comunque sono video veloci, sono video dove tanto editing non serve. Quindi non mi metto a editare proprio benissimo. Però i video dove c'è bisogno di editing io mi ci metto d'impegno. Ho fatto anche altri video, anche per il canale di Gabby mi è capitato di fare dei pezzettini dove io editavo, ed editavo pure bene, diciamo, sempre per non fare la modesta. Boh, mi metterò a fare un corso di montaggio, non lo so, io ho in mente di fare tantissime cose che lascia perdere. Ora si passano domande abbastanza strane, che non riguardano più il tuo canale, ma riguardano YouTube in generale. Prima di tutto, cosa ne pensi della piattaforma di YouTube? Diciamo che c'ha un po' dei... i video che vanno in tendenza non è che siano tutti belli, però vabbè, perlomeno nel 2018 non è che siano così belli. Poi magari se qualcuno su questo video lo sta guardando in futuro può essere che qualcosa sia migliorata. Beh, i feed che non arrivano sono antipatici. Parlo prima delle cose negative, poi di quelle positive. E poi che altro? Ah, mi trovo tanto scomoda con un'applicazione del telefono, però questa non credo che c'entri qualcosa, però vabbè, se c'entra YouTube in sé. Perché non posso dire le parolacce? Cioè, se io voglio dire sei un coglione, io voglio essere libera di dirlo. Cioè, perché mi devono demonetizzare il video, porca la miseria? Vabbè, ci stanno certi YouTuber che dicono le parolacce e comunque prendono
ancora un po'. Cosa ne pensi della community, delle persone che circolano per YouTube, tra YouTuber e utenti? Cosa ne pensi? Allora, la community italiana, io penso che ultimamente... guarda, io ho conosciuto pochi YouTubers e quei, diciamo che vedo YouTubers anche che non conosco, li vedo che sono proprio attaccati ai soldi. Gente proprio che si vede proprio che non fa più i video che gli piacciono, tutto per le views. Si vede proprio. Cioè, a me dispiace vedere certi YouTubers che io vedevo dall'inizio, avevano pochissimi iscritti, dove là si vedeva che facevano video che gli piaceva fare, e poi man mano che vanno avanti si vede che fanno video per views. E automaticamente vedere la persona che proprio recita, che si vede proprio che gli deve piacere per forza quel videogioco, è brutto. Quindi per me, man mano che va avanti la storia, non mi piace proprio. È brutto che cambiano proprio, quasi il format cambiano anche, che ne so, magari prima portavano più giochi diversi, portavano giochi nuovi, giochi anche horror, però horror tipo, che ne so, Resident Evil, per fare un esempio stupido. E voi invece adesso, se vedi i walkthrough non ci stanno più. Per me, io non l'ho più visto i walkthrough. Adesso tutti Minecraft, pure io porto Minecraft, per carità. E giochi scemi, vabbè, io non posso proprio parlare perché, vabbè, è un canale piccolo, sto ancora cercando un po' di fare i miei video, il mio format. Ok, questa qui era l'ultima domanda dell'intervista. Spero tantissimo che ti sia piaciuto, spero tantissimo che ti sei sfogata per bene. Quindi, da niente tutto, ci vediamo alla prossima. Se vi è piaciuto questo video, lasciate una bella zampata sopra mi piace. Se vuoi salutare Alexis, ciao ragazzi, e disiscrivetevi al canale di Indy, venite sul mio. Ah, no, dico soltanto perché io e Indy siamo parecchi amici, quindi possiamo permetterci di scherzare così. Possiamo permetterci di insultarsi a vicenda. Esatto, di fare un po' di dissing. E quindi, noi ci vediamo alla prossima.